pulire, insomma, così Forza Italia, però c'è un'altra opposizione in Parlamento, il Movimento 5 Stelle. Allora intanto chiediamo subito al Riccardo Nuti, che ci ha raggiunto appunto sulle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, che di fatto azzera un po' il cosiddetto porcellum e riporta un proporzionale puro, però insomma c'è un grande attivismo sul fronte della riforma possibile o meno a questo punto della legge elettorale? Beh, intanto precisiamo che nei fatti l'unica vera opposizione in Parlamento è il Movimento 5 Stelle, purtroppo. Mentre invece per quanto riguarda quello che ha detto la Consulta, beh, noi l'abbiamo sempre detto che il premio di maggioranza in realtà non esiste nella maggior parte dei paesi europei, quindi non vedo perché deve esserci anche in Italia. Il Parlamento aveva la possibilità, i partiti, il PD in primis, di fare subito il ritorno al Mattarellum e invece ancora perde tempo parlando di altre leggi che questo Parlamento e questi parlamentari che non vengono rappresentati dal porcellum correttamente non dovrebbero fare, cioè dovrebbero semplicemente dire va bene, prendiamo la legge precedente, e invece si ostinano a parlare di metodo spagnolo o Mattarellum corretto quando non c'è proprio niente da correggere. Loro potevano al massimo riprendere il Mattarellum e non l'hanno voluto fare, quindi stiamo ancora a perdere tempo. Senta, c'è però una questione all'interno del vostro movimento, del Movimento 5 Stelle, che ha tenuto un po' banco soprattutto nella giornata di ieri, qualche polemica con alcuni suoi colleghi senatori, il referendum sul reato di clandestinità, c'è chi ha parlato di videogame. No, secondo me è una cosa bellissima, cioè abbiamo permesso per la prima volta a più di 30.000 persone di votare sul reato di clandestinità o meno, no? E quale altro partito lo fa su questo argomento e su altri? In genere decidono 3-4 persone in una stanza senza consultare i cittadini. Finalmente noi l'abbiamo fatto ed è una cosa buona. Poi per quanto riguarda le polemiche, a mio parere sono semplicemente ridicole, perché sembra che non vada mai bene niente, mentre invece stiamo pian piano migliorando e facendo partecipare sempre di più i cittadini anziché tenerli fuori dal palazzo. Olivia.